Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e in questo nuovo Acquisti Manga. Il terzo Acquisti Manga di maggio 2022, questa che è proprio una settimana di fuoco. Infatti abbiamo tantissime nuove uscite e in più ho fatto anche qualche recupero che vi andrò a mostrare poi nel video. Come sempre andiamo ad aprire il pacco proveniente direttamente da Manga.io e vi ricordo che utilizzando il mio codice sconto CASTAB potete ricevere il 5% di sconto in fase d'acquisto. Grazie sempre a tutti quelli che utilizzano il mio codice. E già che ci sono, sempre guardante il pacco di Manga.io, vi faccio vedere la cartolina che ogni volta vi viene spedita con i vostri ordini e in più vi faccio vedere anche le card con l'attacco dei giganti in collaborazione con Crunchyroll. In questo caso abbiamo anche Eren e vi ricordo che vi daranno anche 30 giorni di Crunchyroll Premium gratis. Vi verranno date ogni volta che supererete i 20 euro di spesa. Iniziamo proprio dal pacco di Manga.io e iniziamo questa volta con Planet Manga. Abbiamo una nuova uscita molto attesa, vi sto parlando di Sakamoto Days, uscito questa settimana sia con l'edizione regular sia con l'edizione variant. Prezzo della regular 5,20€. Il prezzo della Variant 14,90€, perché oltre alla Variant vi verrà anche dato il grembiule ufficiale del nostro protagonista Taro Sakamoto. Bella iniziativa con un gadget che fa anche molto piacere riceverlo. Che cosa dire su Sakamoto Days? Come ben sapete, questa settimana è anche uscito il mio video recensione dedicato a questo titolo. Come dico anche nel video recensione, io sono in pari con tutti i capitoli su Manga Plus, quindi per chi avesse qualche dubbio, per chi fosse ancora indeciso se acquistare o meno il primo volume, può benissimo guardare quel video. Non ho tantissimo da aggiungere se non dirvi che è un manga shonen in corso davvero godibile. Andiamo spediti e sempre per quanto riguarda Planet Manga abbiamo un'altra nuova uscita. Vi sto parlando di un manga Boys Love. Questo primo volume lo stavo attendendo molto. Vi sto parlando di Sasaki e Miyano. Manga estremamente apprezzato in Giappone, tant'è che viene considerato uno dei migliori manga Boys Love tuttora in corso. Ho già letto questo primo volume e mi è piaciuto moltissimo. Un bellissimo manga slice of life, un manga con bellissime parti comiche, bellissime parti sentimentali. Da subito anche molto ben analizzata la storia dei due protagonisti principali che sono Sasaki e Miyano, come piano piano riescono ad avvicinarsi grazie ai manga Boys Love. È una cosa che mi ha fatto super piacere e a tratti mi ha fatto anche molto divertire. Il problema è che questa edizione di Planet Manga a me non piace per niente. Primo, ci viene proposta 7 euro a volume, praticamente il formato è quello come Flashbook, ma l'edizione è di qualità più bassa, non ci sono pagine a colori che probabilmente ci dovevano essere perché erano colorate. Poi si danneggia anche abbastanza facilmente ed è anche abbastanza fatta male perché il volume è troppo grande, la sovracopertina è troppo grande rispetto al volume sotto. Mi dispiace, sicuramente sull'edizione potevano impegnarsi di più, è un titolo che però continuerò assolutamente tra i primi volumi usciti negli ultimi tempi. È uno di quelli che è riuscito a ottenere il mio maggiore interesse, quindi anche questo super consigliato. Andiamo avanti sempre con Planet Manga, dove abbiamo il 16° volume di Moriarty The Patriot. Mi mancano ancora alcuni volumi di cui sto aspettando le ristampe per leggerlo tutto consecutivo. Sto già prendendo gli ultimi volumi che stanno uscendo, così almeno non avrò problemi in futuro. Ho già visto le stagioni uscite dell'anime, è un'opera che mi interessa moltissimo, soprattutto leggendo il manga se c'è qualche differenza rispetto all'anime. I disegni sono spettacolari, quindi spero che Planet Manga faccia le ristampe dei numeri che mi servono il prima possibile. E l'ultimo volume che troviamo per Planet Manga questa settimana è il secondo volume di Eye Shield 21. Questa nuova edizione che continuo a dire che secondo me è fatta abbastanza male. Primo, è pesantissima, è veramente un mattone, e secondo me poteva essere anche proposta ad un formato un po' più grande, perché abbiamo Yusuke Murata i disegni. Le tavole sono fantastiche e comunque proprio come edizione è molto spessa, molto difficile da sfogliare. Quella di City Hunter, per esempio, che è molto simile anche come formato, è migliore di quella di Eye Shield 21. Però per ora mi sta piacendo moltissimo. Ci voleva proprio un manga spoken così, ci voleva proprio una lettura del genere in questo periodo. Non ho ancora finito questo secondo volume perché, come ben sapete, sono 3 volumi in uno, sono praticamente a metà. Però anche la storia, come si sta sviluppando, come stanno venendo sviluppati i personaggi, e tutte le partite sono davvero ben concepite e soprattutto super adrenaliniche. E ora passiamo invece a Star Comics. Sempre per quanto riguarda le nuove edizioni, questa settimana è uscita l'Ultimate Edition di Dragon Ball con questo suo primo volume. Anche questa settimana è uscito il video dedicato proprio ad analisi e pareri sulla nuova edizione di Dragon Ball. Sta andando molto bene, quindi vi ringrazio moltissimo. Una nuova edizione davvero stupenda, anche in questo caso per chi avesse qualche dubbio benissimo
dovessimo guardare quel video. Però, come lo ripeto anche in questo video acquisti manga, è un'edizione di lusso, quindi non è alla portata di tutti. 15 euro a volume, siamo già in una fascia alta per quanto riguarda i manga. Per Star Comics questa settimana abbiamo altri manga molto interessanti. Innanzitutto abbiamo il volume numero 18 di Detective Conan, ma sempre per quanto riguarda Conan abbiamo anche il volume 100 in Celebration Edition. Ecco qui come si compone questo volume, ve lo vado ad aprire subito così lo vediamo più nel dettaglio. Non sarà volume 100 Celebration di One Piece, ma anche in questo caso Star Comics ci dà tantissimi bei gadget. Prima di tutto abbiamo il volume numero 100 in edizione Variant, in edizione Celebration, molto molto carino, che prende tutti questi effetti dorati sia nella copertina, la scritta Detective Conan 100, e anche nel retro copertina. E la cosa bella è che prende la costina della nuova edizione proposta da Star Comics recentemente. Inoltre abbiamo anche due cartoline speciali e abbiamo poi anche un bellissimo poster. 6,90€ per questi bei gadget, anche per questa bellissima edizione, per questo volume numero 100, secondo me sono anche pochi. Anche in questo caso complimenti a Star Comics. E dato che siamo in tema nuove edizioni, come ben sapete, se esce Detective Conan esce anche Shaman King, quindi abbiamo il volume numero 28 con questa copertina secondo me fantastica. Le ultime copertine di Shaman King sono veramente stupende. Questa però è la copertina della nuova edizione, ma ancora più bella secondo me è la vecchia copertina, la vecchia quindi sovracopertina con la vecchia illustrazione, che è ancora più bella. Ammetto che soprattutto negli ultimi volumi il brodo sta venendo un pochino allungato, però l'autore sta entrando bene nella fase climax e non vedo anche l'ora di leggere il finale. So che molte persone hanno delle idee contrastanti e non vedo anche io l'ora di farmi una mia opinione. E andando avanti invece con Star Comics abbiamo il volume numero 14 di Shirayuki dai capelli rossi. Un volume che mi ha un po' deluso, non a livello di storia, che come sempre rimane ad altissimo livello. Shirayuki, lo dico sempre, è uno dei migliori manga shoujo in corso in questo momento in Italia. Mette ancora più mistero e mette ancora più dettagli che verranno sicuramente svelati nei prossimi volumi. Però abbiamo avuto solamente 130 pagine, un po' poche. Poi abbiamo avuto un capitolo speciale che ovviamente non si collega alla storia di Shirayuki. Abbiamo poi avuto una storia sempre dell'autrice dedicata totalmente ad altro. So che anche nel volume giapponese era così, questi sono un pochino dei volumi transitori, però già le pagine sono circa 190, se tu mi togli già 60 pagine sono un bel po'. Anche perché sapete che io Shirayuki lo attendo sempre tantissimo ogni mese, quindi ho sempre tantissime aspettative. A parte questo è sempre un manga bellissimo. Mentre ora è il momento di passare a J-Pop. Anche per questa casa editrice sono usciti dei numeri interessanti. Iniziamo da una nuova uscita. Vi sto parlando del primo volume di Call of the Night. Manga shonen è arrivato in Giappone a 10 volumi ed è ancora in corso. Ci viene presentato nell'edizione classica di J-Pop. Devo ammettere che non ero molto invogliato di prendere questo primo volume. Mi sono buttato perché ho sentito dei buoni pareri. L'ho trovato abbastanza buono. Sono sicuro che a molte persone potrebbe piacere. Però tra i primi 9 volumi che sono usciti ultimamente è una serie che per ora non mi sento di portare avanti. Almeno prenderò il secondo volume quando uscirà il mese prossimo e deciderò lì se continuarla o meno. Se dovesse proporci un colpo di scena davvero assurdo, lo continuerò. Nel caso ci sono troppe uscite ultimamente, quindi bisogna sacrificarne qualcuna. Non si può leggere tutte le nuove uscite che vengono proposte. Un altro volume, sempre invece Boys Love, che ho preso questa settimana, è Nichan di Arada. Mi ispirava particolarmente soprattutto per questa copertina, secondo me molto enigmatica, misteriosa. Sono sicuro che questo sarà un manga totalmente folle. Non vedo l'ora di leggerlo, purtroppo non sono ancora riuscito. Ho già dato un'occhiata all'interno del volume e sì, sarà un manga molto molto malato. Arada secondo me è una grandissima autrice, quindi vediamo che cosa ci riserverà questo volume autoconclusivo. E andando avanti troviamo un volume che mi ha stupito e non l'avrei mai detto. Già il primo volume mi era piaciuto parecchio, ma non pensavo che andando avanti in questo secondo volume la storia prendesse questa piega. Vi sto parlando di Dance Dance Dancer con il suo volume numero 2. Eccezionale sia per quanto riguarda i disegni, sia per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi in questo volume. Davvero abbiamo avuto una caratterizzazione molto ben articolata. Il manga non sembra neanche iniziato da 2 volumi, ma sembra che ne abbia già praticamente 10 alle spalle. I disegni poi sono dotati di una grandissima espressività. C'è una tavola che adesso ve la mostro, dove viene usato il chiaro e scuro, soprattutto le ombreggiature, in un modo favoloso. Guardate qui, si percepisce
proprio la sensazione di terrore, la sensazione praticamente di disgusto che prova questo personaggio nei confronti di quest'altro personaggio. E anche per quanto riguarda le splash page e le linee di movimento, siamo ad un altissimo livello. E niente, questo secondo volume mi ha totalmente rapito, non vedo l'ora che esca il volume numero 3. E per chiudere J-Pop questa settimana abbiamo un volume che purtroppo non sono ancora riuscito a leggere. Vi sto parlando del settimo volume di Blackjack, con questa copertina bellissima, con questa carta spezzata. Come ho detto anche in altri video acquisti manga, avrò dei titoli di Tezuka da prendere assolutamente tra i manga in corso dell'Osamushi Collection di J-Pop. È uno di quelli su cui dovreste puntare prima, se ovviamente qualcuno di voi non l'avesse ancora preso. E per chiudere il pacco di manga yo di questa settimana abbiamo solamente un volume di Dinit. Vi sto parlando del primo volume di Hello Spank, il famosissimo manga shoujo con uno dei personaggi più iconici degli anni 80, soprattutto qui in Italia. Hello Spank con l'anime ha avuto un grandissimo impatto. Io non avevo mai letto il manga e devo dire che mi ha sorpreso anche in questo caso. Non mi aspettavo per niente una storia così drammatica già dalle prime pagine. È vero, gli avvenimenti succedono un po' troppo velocemente e praticamente la caratterizzazione si va un po' a perdere già dalle prime pagine, però la lettura rimane super scorrevole e il personaggio di Spank è molto interessante. Ora sono curiosissimo, vi ricordo che questa è la nuova edizione portata da Dinit, avrà un totale di 7 volumi al prezzo di 12,90€. E per chiudere questo video acquisti manga abbiamo dei recuperi che ho fatto io personalmente questa settimana. Iniziamo innanzitutto dai volumi dell'edicola, il volume numero 11 di Haikyuu della Gazzetta. Incredibilmente questa settimana si è conclusa la Naruto Color con il volume numero 72. È assurdo che siano già passate 72 settimane, si è già conclusa la Naruto Color, sembra davvero iniziata ieri. E questa settimana poi ho recuperato anche due serie shoujo. La prima è Ludwig B di Kaori Yuki, sono 4 volumi in totale, serie completa. Io ho trovato il volume numero 2, il volume numero 3 e il volume numero 4. Purtroppo il volume numero 1 è introvabile, ho già avuto fortuna a trovare questi. Sto già leggendo volume numero 1 in metodi alternativi, purtroppo, perché è l'unico modo per recuperare quel volume. E poi lo continuerò cartaceo per questa che è una saga di Kaori Yuki, un manga che mi ispirava tantissimo, perché va a riprendere le fiabe come quella di Biancaneve per esempio o Cappuccetto Rosso e le va a rivisitare in una chiave del tutto diversa. Ad esempio quella di Biancaneve ci viene proposta una storia differente con Biancaneve cattiva, con un cuore totalmente gelido e totalmente differente dalla Biancaneve che tutti noi conosciamo. Secondo me deve essere davvero molto interessante. Se qualcuno di voi l'avesse letto, mi faccia sapere il suo parere nei commenti. E l'altro recupero che ho fatto è sempre di una serie completa shoujo, un manga di Mitsuba Takanashi. Vi sto parlando di Lui il Diavolo, completo in 11 volumi. Vi faccio velocemente vedere le copertine perché sono bellissime. Questa è quella del volume numero 1, 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, l'8, il 9, il volume 10 e il volume 11, che è il volume conclusivo di Lui il Diavolo. Manga scritto tra il 1998 e concluso nel 2002 in Giappone, anche questo mi ispirava tantissimo. Ne ho usato comunque un manga che si trova, ma non si trova in condizioni perfette. Io ho avuto la fortuna di trovarlo nella mia fumetteria a Milano, in condizioni questa volta del tutto perfette, e ne ho subito approfittato per prenderlo. Mitsuba Takanashi secondo me poi è una grandissima autrice con uno stile di disegno fantastico che è a cavallo tra gli anni 90 e i 2000. Si è riuscita molto a distinguere. Infatti Lui il Diavolo è un manga molto molto apprezzato in Giappone. Qualcuno di voi l'avesse letto e volesse lasciarmi un parere nei commenti, può benissimo farlo anche in questo caso. Quindi per questo video acquisti manga è tutto. Se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace, lascia un commento. Mi raccomando, fatemi sapere anche i vostri acquisti di questa settimana. E per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.